Il fenomeno dei padri a metà è in crescita in maniera esponenziale. Si tratta di quei padri che pagano lo scotto della conflittualità coniugale nei confronti dei figli, di quei padri, ovvero, a cui molte volte viene impedito il libero esercizio della potestà genitoriale, un tema che sale sempre più spesso agli onori della cronaca e che può essere definito di scottante attualità. Lo sconcerto poi ovviamente non scompare, ma si aggiunge anche rabbia e indignazione perché ovviamente lo scotto, si paga lo scotto quello di non essere un padre sposato, quindi un padre naturale, però penso che abbia tutti i diritti, quindi si lede la dignità proprio come uomo, come padre, si viene sottratti da una cosa che è scontata, cioè quello che uno pensava fosse scontato, cioè il diritto di paternità. E in questo non c'è nessun riscontro, purtroppo i tempi sono quelli che sono e non c'è proprio un buco a livello di legislazione, a livello di istituzioni, per cui si è inesistenti. Come padri è la madre che arbitrio anche quando magari arbitrio assoluto, arbitrio anche troppo, dico le cose dal mio punto di vista, però è negativo. C'è una madre che sottrae il padre al figlio, il figlio al padre, la figlia in questo caso. Tipo avere il sostegno, che poi questa è la storia, io vivo in un quartiere di Castellammare, più o meno tutti sanno di questo, e si può avere il sostegno anche delle persone vicine, però non basta, perché poi diventa un chiodo fisso, non è che si può lasciare andare via così una bimba, una figlia, non si può rinunciare. Prima di appellarsi agli avvocati, alle istituzioni, ai servizi sociali e poi di poi al giudice, lei ha provato un approccio personale anche da parte della sua famiglia? Sì, la fine è, però c'è stata questa chiusura da parte della sua famiglia e praticamente ha chiuso i ponti. Io non ho più avuto modo di contattarla. All'inizio c'era probabilmente un po' di ansia, poi è stata colta l'occasione, una banalità per chiudere totalmente i ponti e non sono riuscito in tutti i modi. Poi successivamente ho dovuto rivolgermi a un legale o smuovere i servizi sociali perché provare un'intermediazione in qualche modo potesse riconoscermi il ruolo che penso mi spetti come per il bene anche della bambina. Penso la bambina ha bisogno di punti di riferimento, non è che un padre si può, specie quando un padre c'è, esiste e reclama il suo diritto, soprattutto per il bene e per l'amore della bambina. Già le condizioni paterne in rapporti coniugali che volgono al termine sono complesse. Lei però si sente ulteriormente discriminato dalla sua figura di convivenza. Certo, dicevo, io pago lo scotto di non essere un padre sposato, anche se progettavamo nel periodo di serenità, di gioia, di felicità, anche di arrivare ad un futuro matrimonio, però pago questo scotto. Un padre naturale purtroppo non è riconosciuto, non ha nessun diritto, non ha nessun valore, cioè non viene, c'è proprio questa lacuna. Non posso rivendicare in alcun modo un diritto che se non c'è nella controparte un minimo di accondiscendenza. Io dovrò per forza smuovere presso il Tribunale dei Minori di Napoli e questo amareggia, indigna e fa male. Poi, soprattutto l'attesa è una bambina che adesso compirà giorni un anno, io non ho ancora avuto modo di prendere in braccio, di guardare negli occhi e niente. Avvocato Alba De Felice, presidente AAMI, onorario distretto Salerno e sezione territoriale Agrigento-Cernusarnese, in netto aumento i casi di padri vessati, sia dentro che fuori i rapporti coniugali. Assolutamente sì. C'è però oggi un altro particolarissimo aspetto che coinvolge ancora una volta la figura del padre. Vorrei parlare un attimino di quello che è il problema che riguarda i padri naturali, ossia i padri non uniti in matrimonio. Forse non tutti sanno che un papà che non sia sposato non può, o meglio, non ha automaticamente la possibilità di sentirsi riconosciuto come padre se l'altro
sua ex compagna, l'ex convivente, non gli consente di accedere al riconoscimento perché la legge su questo è molto chiara. E quindi, poiché sono in netto aumento le coppie di fatto, il problema di tanti papà naturali che poi per varie ragioni, ragioni di ostilità, di ripicca, di vendetta, si vedono negato il diritto fondamentale, supremo, di poter riconoscere il proprio bambino, di poter abbracciare il proprio bambino già al momento della nascita, ecco, questa è un'altra schiera incredibile di padri vessati che va ad aggiungersi a quella dei padri separati, dei quali abbiamo parlato ultimamente nel corso del congresso nazionale dell'AMI in Roma, dove su questo aspetto mi sono confrontata. Questa importante casistica che lei incontra ogni giorno nel suo lavoro la impone ad una riflessione, ovvero una innovazione normativa che è stata richiesta anche al Congresso nazionale. Sì, tantissime le novità, tantissimi gli aspetti che al Congresso nazionale di Roma abbiamo lanciato e sulle quali ci siamo confrontati con personalità eccelse, tra cui cito il dottor Vincenzo Mastronardi, la dottoressa Roberta Bruzzone, l'avvocato Cesare Rimini che è decano dei matrimonialisti italiani, il collega Gian Ettore Gassani, nostro presidente. In effetti si è parlato soprattutto della deontologia dell'avvocato matrimonialista. Come io ormai da anni dico, la differenza tra una separazione serena, tranquilla, che tuteli davvero il minore, ed una separazione sanguigna, acerrima, conflittuale, a volte riesce a farla anche l'avvocato. Siamo proprio noi che ci confrontiamo con i disagi dei nostri assistiti a dover fare l'impossibile per distendere gli animi, per rasserenarli, per far sì che possano anche dopo la separazione trasformarsi da coppia coniugale in coppia genitoriale totalmente, assolutamente impegnata nella tutela dei figli minori. Un aspetto che in particolare io ho voluto discutere, dibattere in Roma tra il 9 e il 10 di dicembre riguarda proprio le conseguenze, le sanzioni per le cosiddette madri malevole. Noi abbiamo riflettuto su quanto e come sia indispensabile ottenere che i papà vessati, i papà impediti negli incontri, i papà mortificati possano, ove mai si riesca a provare il condizionamento, il plagio da parte delle madri malevole, possano ottenere il ribaltamento del collocamento. E quello, io credo, un giusto modo per affrontare il problema. E quello, io credo, la soluzione, molte volte l'unica soluzione, per sottrarre il bambino a una continua, incredibile forma di plagio. E su questo noi tutti avvocati dobbiamo essere compatti, solidali, perché davvero la serenità di tante famiglie e soprattutto la serenità di tanti bambini in conflitto, coinvolti dal conflitto dei genitori, dipende davvero da noi, ossia dall'avvocato matrimonialista. Battesimo di fuoco per il commissario prefettizio Maurizio Bruschi, che ancor prima di varcare la soglia di Palazzo San Carlo si è ritrovato a dover affrontare le prime grane con un nugolo di mamme che lo hanno esortato a prendere provvedimenti circa la vicenda relativa alla mensa scolastica. Bruschi è apparso alquanto meravigliato dalla singolare accoglienza e dalle lamentele del comitato di genitori e, sostando sull'ingresso della sede comunale, ha invitato le mamme ad esporre il problema, limitandosi poi ad archiviare la pratica procrastinando l'appuntamento alla settimana successiva. Nello specifico, il gruppo di genitori ha reclamato di escludere dalla prossima gara d'appalto per la gestione della mensa scolastica in programma a gennaio la ditta Buono e Fresco. Cioè, il problema qual è? Datemi anche una cosa. Le nostre scuole sono servite da una mensa che si chiama Buono e Fresco. La Buono e Fresco circa 15 giorni fa ha consegnato il pasto alla scuola con vermi dentro. Ecco, il giorno dopo ci siamo recate in mensa insieme alla nostra preside, la dottoressa Cesario, e il facente funzione sindaco, il signor Petrelli, e abbiamo scoperto
escrementi, centinaia di escrementi di topo e una bella gabbia di topo. Abbiamo fatto la deposizione dai carabinieri, hanno bloccato per 48 ore per altri successivi 5 giorni. Ora la mensa è reattiva. Noi chiediamo che questa mensa non partecipi perché sta in questa proroga. Questa ditta. Questa ditta non partecipi alla nuova gara d'appalto che ci sarà a breve perché già sta in proroga. E insomma, per tutte queste cose che si sono verificate. Alfonso Giorgiolo, esponente di Italia dei Valori a Pagani, si è insediato il commissario, siete già al lavoro per preparare un dossier da indirizzare al reggente di Palazzo San Carlo? Sì, stiamo preparando un dossier corposo, almeno per dargli un'indicazione, un quadro clinico della città di Pagani, almeno per fargli capire come sta la situazione, ma non più peraltro finanziaria. L'ente è ormai al dissesto, noi lo dicevamo già da anni, oggi ci dicono con certezza che sta arrivando un altro decreto incentivo di 14 milioni e mezzo di euro del consorzio di bonifica, del consorzio di bacino. Noi pensiamo che ormai i stipendi sono a rischio, ma non sono a rischio da oggi. Anche qualche anno e mezzo fa abbiamo saputo dall'ultimo consiglio comunale, fatto almeno importantissimo, che addirittura la società che ci gestisce i soldi, la società ci ha dato 4 milioni e mezzo di euro, 4 milioni e mezzo di euro di anticipo cassa. Quindi abbiamo altri 4 milioni di euro con questa società che gestisce i conti dell'ente che sta giù al comune. Io non penso che il commissario oggi potrà subito attivarsi per sapere come sta la situazione. Spero che i dipendenti comunali e i dirigenti saranno così disponibili a dargli tutti gli atti e a farglieli leggere, anche perché noi chiederemo documenti corposi partendo da multiservice, che purtroppo, volendo o nolendo, ha perso una trentina di milioni di euro. Ci sono 46 milioni di euro di mutui e finanziamenti accesi. Strutture pubbliche non ne abbiamo, non sappiamo quei soldi che fine hanno fatto. Abbiamo una perdita sul fondazione e istituzione che non sappiamo, non ci vogliono dire. Almeno con lui che si insedierà possiamo sapere da lui la reale perdita di questo comune o la reale situazione finanziaria da questo ente, visto che negli anni non ci hanno mai dato gli atti. Stavolta le chiederemo. Si è tenuto presso la Casa del Cittadino il corso di formazione per i funzionari del Comune di Angri, organizzato dalla Unità Operativa Complessa Comunicazione, Formazione e Innovazione, diretta dal dottore Mauro Sant'Agnello, in collaborazione con il segretario generale, dottoressa Lucia Celotto. L'intervento formativo è stato tenuto dal professore Francesco Armenante, docente di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Salerno e presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale e ha avuto come oggetto le procedure di evidenza pubblica, problematiche applicative, indirizzi giurisprudenziali recenti e novità normative recate dal decreto sviluppo DL numero 70 2011 e dal decreto Monti DL numero 201 2011. Attiva ed interessata è stata la partecipazione del personale dipendente del Comune di Angri. Il secondo incontro formativo sul tema delle procedure di gara è previsto per giovedì 22 dicembre, sempre presso la Casa del Cittadino. Sindaco, per il secondo anno la sua amministrazione ha riproposto corsi di formazione e di aggiornamento per i dipendenti dell'ente comune. Noi siamo sempre stati convinti che per poter avere una macchina efficiente c'è bisogno di una giusta collaborazione fra la parte politica e la parte amministrativa. Per renderla ancora più efficiente questa collaborazione abbiamo ritenuto essenziale e indispensabile destinare parte delle nostre risorse alla formazione del personale, perché solo attraverso la formazione continua degli stessi
stessi, la volontà di adeguarsi alle mutate normative che ormai avvengono quotidianamente, è possibile rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini. E in modo particolare l'ultimo seminario l'abbiamo fatto sui contratti e sulle gare d'appalto, perché è sempre più evidente che c'è bisogno di una classe dirigente che sia sempre più in linea con quelle che sono le normative che si seguono giorno per giorno, e quindi abbiamo fatto questo seminario e abbiamo considerato anche l'entusiasmo degli stessi e la voglia di apprendere e di adeguarsi a quelle che sono le mutate strategie. E tutto questo fa bene perché c'è quella giusta tensione che caratterizza alcuni dipendenti, perché vogliono sempre più adeguarsi a quelle che sono le esigenze della collettività. È una cosa che mi ha particolarmente colpito positivamente. Questa iniziativa assume maggior rilievo proprio in virtù della crisi economica. Infatti, in altre stagioni i dipendenti e i funzionari provvedevano da soli, anche sborsando risorse economiche per tale servizio. Basta dirvi che il costo per poter aggiornare un solo dipendente presso strutture all'esterno di quest'ente è pari al costo che abbiamo sostenuto per formare tutti i dipendenti. Quindi c'è stata un'efficienza, c'è stata un'economicità e c'è stato un allargamento della platea delle persone che hanno partecipato a questo corso. Quindi noi non siamo più disponibili, come è stato fatto per il passato, a tentare di formare solo l'amico o qualche dirigente molto vicino al potere politico, ma non vogliamo che tutti i dipendenti abbiano la stessa possibilità di adeguarsi, informarsi e formarsi, perché questo è il nostro intendimento. Quindi noi puntiamo a coloro i quali vogliono mettersi in discussione, perché analoga cosa stiamo facendo noi. Il commercio dalla parte dei consumatori, questo è il nome dell'iniziativa a sostegno delle attività commerciali di San Marzano sul Sarno, voluta dal sindaco Cosimo Annunziata, dall'assessore alle attività produttive Alfonso Tono e dall'associazione commercianti marzanesi Libera. Giovedì 22 dicembre per tutta la giornata. Le attività commerciali aderenti agevoleranno lo shopping natalizio con grandi offerte occasionissime, e per tutti quelli che acquistano in omaggio i ticket per partecipare al concorso Acchiappa la Fortuna, che si concluderà con l'estrazione finale di ricchi premi il 6 gennaio del 2012. Sindaco Cosimo Annunziata, al di là delle tante iniziative dell'amministrazione comunale, lei cerca di essere vicino anche ai commercianti. Certo, questo è un impegno prioritario della nostra amministrazione, essere vicino alla categoria commerciale, principalmente per un fattore che noi riteniamo importantissimo, che è quello dello sviluppo e della crescita del territorio, lo sviluppo delle attività commerciali. Ecco perché assieme a loro, e devo dire con grande entusiasmo, abbiamo messo su questa iniziativa che crediamo porterà grossi risultati sul nostro territorio. Continuano anche le iniziative dell'amministrazione nei prossimi giorni, altre attività ed altri spettacoli. Sì, diciamo che fa parte di un programma ricchissimo. Anche quest'anno siamo riusciti a fare un qualcosa di eccezionale per la nostra comunità, questo grazie all'impegno dell'amministrazione da una parte, ma anche della cittadinanza che ci ha seguito in tutte le nostre iniziative. Giusto per ritornare sulle attività commerciali, io credo che sia doveroso da parte di un'amministrazione occuparsi e preoccuparsi dello sviluppo del territorio. Credo che con queste iniziative avremo ottimi risultati sia come cittadinanza che come categoria commerciale. Infatti, tra gli obiettivi degli spettacoli vi è anche quello di risollevare il commercio cittadino in tempi di crisi. Questo è un punto non dolente ma dolentissimo. Cerchiamo con le nostre forze, con le nostre possibilità, idee e quant'altro di dare un notevole contributo allo sviluppo e al mantenimento di un certo tenore di vita nella nostra cittadina, che devo dire risponde alla grande alle iniziative proposte appunto dall'amministrazione. Presidente dell'Associazione Libera, che ha organizzato una serie di iniziative a favore dei commercianti qui a per il Natale a San Marzano sul Sarno. Sì, con la speranza, visto che non è un problema solo di San Marzano, ma è un problema a livello nazionale, noi ci siamo mossi come associazione, organizzando delle piccole cose, in collaborazione con il comune. Io ho notato che stamattina tutti i commercianti hanno aderito a questa manifestazione, a questo sconto del paese. Io come esercente ho notato un lieve incasso in più stamattina, per cui
ne sono grato per quelle che abbiamo organizzato assieme, amici e commercianti. Se non erano che non partecipavano i commercianti, li voglio ringraziare, come voglio ringraziare il sindaco, come voglio ringraziare l'amministrazione e Alfonso Don, perché è successo questo evento che continuerà ancora il giorno 22, un'altra giornata di sconto per tutto il paese. Qui a San Marzano sono state organizzate, insieme ad alcuni eventi natalizi, delle giornate di sconto per gli acquirenti. Infatti con la collaborazione del comune e l'associazione dei commercianti, che io sto dando una mano perché il presidente è un mio amico, abbiamo organizzato queste due giornate di sconti eccezionali, di offerte eccezionali per i consumatori. In questi due giorni ci saranno anche dei biglietti abbinati a una lotteria che gli esercenti daranno ai loro clienti, e il 6 gennaio ci sarà l'estrazione di 8 buoni del valore di 100 euro che saranno dati ai consumatori con il biglietto dell'estrazione abbinato. Questo per incentivare il consumo e incominciare a far partecipare ad iniziative promozionali anche una categoria che finora non è stata mai presente per queste cose. Potrebbe essere l'inizio di un'ottima collaborazione fra le istituzioni e la rappresentanza di categoria per cercare di attenuare un poco le crisi che oggi sono in atto in tutto il paese. Un'iniziativa volta ad andare incontro agli acquirenti in un momento di crisi. Certo, una bella iniziativa, visto che si promuoveranno degli sconti all'interno del negozio per far muovere un po' le persone ad acquistare. A San Marzano si organizzano tante iniziative per incrementare il commercio. Sì, sì, questa è una bella iniziativa che ha cercato di fare l'associazione Libera. I commercianti si sono riuniti, c'è questo sorteggio per il 6 gennaio che invoglia anche un po' le vendite, che in questo periodo di crisi sono un po' più lente. Ci spieghi, c'è una lotteria organizzata? C'è una lotteria organizzata da loro, chi compra in queste due date, dal 15 e il 22, può accedere a un sorteggio del 6 gennaio che verrà sorteggiato il biglietto con il nostro scontrino timbrato. Vi invitiamo a venire a San Marzano a conoscerci, a guardare, a spendere anche, come no. Parte questa sera due giorni di iniziative per aiutare il commercio a San Marzano. Con questi due giorni legati a sconti e promozioni eccezionali hanno aderito tanti commercianti. Fortunatamente hanno aderito. Noi abbiamo cercato come amministrazione di dare un contributo al commercio sul nostro territorio. I commercianti hanno subito aderito alle nostre iniziative, alle nostre richieste. Infatti l'Associazione dei Commercianti ha creato questi due eventi e noi stiamo collaborando affinché ci sia una ripresa del commercio sul nostro territorio.